La chiesa di San Francesco si trova in Corso Canalchiaro, è una tra le più antiche chiese francescane del mondo. Essa è da secoli un punto di riferimento per i modenesi devoti al santo di Assisi. In effetti, l'edificio rappresenta la storia e le vicissitudini della comunità francescana arrivata a Modena, al seguito della figura carismatica di frate Gherardo Boccabadati. Al tempo della costruzione, la zona circostante la chiesa era ancora in campagna, ma fin da subito chiesa e seminario raccolsero tanti fedeli. Una prima chiesa dedicata al santo fu eretta intorno al 1200, quando il poverello era ancora in vita. La costruzione dell'edificio attuale, iniziata nel 1244, andò molto a rilento. 2 secoli dopo non era ancora terminata. Lo stile è gotico, lineare, sicuramente modificato da alcune ristrutturazioni avvenute nell'Ottocento. Di fronte alla chiesa sorge una bella fontana con una statua di San Francesco scolpita dal Graziosi nel 1920. Tornando sulla storia della chiesa, già nel 1221 si ha notizia di una piccola chiesa e convento di frati minori realizzati fuori dalle mura, in direzione di Baggiovara, in una zona malsana e paludosa chiamata Lentesone. Per motivi di salubrità, il complesso venne spostato nel 1244 nel campo dell'Erba, all'interno delle mura cittadine, perché una volta Modena aveva tutte le cinte murarie intorno alla città, e tuttora situato dove si trova oggi la chiesa, che venne intitolata a San Francesco d'Assisi poco prima della sua morte. L'edificazione della chiesa e del convento durò parecchi decenni, come testimonia un documento del 1296 in cui si attesta che la chiesa non era ancora completata, mentre ancora nel 1318 il dormitorio dei frati era ancora in costruzione. Successivamente l'edificio venne modificato e nel 1445 venne parzialmente ricostruita. Il campanile venne totalmente ricostruito in stile attuale, con una guglia che però, essendo pericolante, venne demolita all'inizio del XIX secolo e vennero rimosse le cappelle laterali. Il coro situato nel presbiterio fu spostato nell'abside, le decorazioni delle colonne vennero coperte e l'organo fu spostato dalla parete settentrionale a quella meridionale e fatto quasi totalmente dal ferrarese Giovanni Crippi. Nel XIX secolo vennero fatti altri lavori al complesso monastico. Ma nel 1774 il duca di Modena decise di ridurre il numero delle parrocchie. Dovettero lasciare il monastero mentre la chiesa fu assegnata in gestione alla parrocchia di San Giorgio, la quale venne poi abolita nel 1798 da Napoleone Bonaparte. La chiesa fu quindi sconsacrata e destinata ad alloggiare i soldati francesi che purtroppo bruciarono gli arredi sacri in legno e portarono via tutti gli oggetti di valore che hanno trovato.
e la chiesa fu trasformata in scuderia per i cavalli, magazzini, caserma e serraglio per le. Osservo con piacere anche la navata di destra, dove ci sono ricordi di questa bellissima chiesa. Peccato che al suo interno ci sia pochissima illuminazione, anzi, l'unica illuminazione che si riceve sono dai finestroni in alto che portano qualche raggio di luce all'interno della chiesa. È una chiesa povera come tutte le chiese dedicate a San Francesco, anche perché San Francesco, come tutti sanno, era un ricco, si è svestito completamente delle sue ricchezze per dare ai poveri, e questo praticamente era il suo motto ed era la parola d'ordine. In effetti, anche in occasione di altre chiese che ho visitato di San Francesco, ho trovato proprio il minimo indispensabile. Si può dire che erano chiese veramente molto povere, poco illuminate e nel contempo, però, rispettavano il desiderio e l'ordine che viene, diciamo così, accollato ai frati francescani. Le navate della chiesa caratterizzate da neogotici archi a sesto acuto conservano una straordinaria e commovente deposizione della croce del 1531 realizzato dal noto scultore Antonio Begarelli. All'interno di questo seminario metropolitano c'è un bellissimo chiostro ed una statua di San Francesco e un accogliente giardino. Purtroppo non mi è stato possibile accedere in quanto c'era l'accesso vietato. Termina qui la visita alla chiesa di San Francesco.